poteva essere diversamente rispetto al momento difficile che sta attraversando in campionato. I tifosi non rinunciano alla contestazione al presidente Spinelli, alla fine dovrà intervenire anche la polizia in tribuna. Osservato speciale tra i rossoblù resta Thomas Curavi e l'attaccante boemo che ha voluto restare a Genova non ci mette molto a far vedere che c'è. Dopo 8 minuti gira in rete di testa un calcio d'angolo battuto da Ruotolo. Il Genoa insiste per evitare una volta tanto i soliti patemi ai suoi tifosi e per poco Aloisi non gli regala il raddoppio. Poi lentamente prende coraggio il Cesena, che è privo di 2 uomini del calibro di Hübner e Dolcetti e ha in campo alcuni giovani della squadra primavera. Tacconi però dimostra di avere pienamente recuperato dopo la sfortunata partita di Roma. Dopo alcuni tentativi rossoblù falliti per poco, gli uomini di Bolchi reagiscono con metodo e decisione e nella difesa genoana ricompare l'ansia e la tensione. Formidabile una parata di Tacconi su punizione di Sussi, ma il vero miracolo il portiere del Genoa lo compie su un colpo di testa di Zagati. Allo scadere è Aloisi a far venire i brividi alla difesa genoana. Nella ripresa il Genoa riparte di slancio e ancora Scuravi è protagonista. Prima sbaglia di poco la mira, poi al quarto d'ora fa centro per la seconda volta su cross di Bortolazzi. Partita sostanzialmente finita a questo punto, anche se Nappi prova in tutti i modi a segnare, ma non è troppo fortunato. E se nel finale, come nel primo tempo, l'orgoglio del Cesena riemerge. Prima è l'indomito Piraccini a creare un'occasione che dopo l'intervento di Maenza si spegne sul palo. Poi è ancora Tacconi a volare su un gran tiro di Scarafoni.